noi ritorniamo ancora su certi argomenti, perché quello che a noi interessa è sottolineare come certe cose che sembrano assolutamente nuove sono state trattate tranquillamente circa 100 anni fa. O anche secoli. Sì, vabbè, ma questo è il caso praticamente dell'animalismo. Allora, è come se fosse caduta una cortina di merda, no? Su un intero periodo del quale non se ne deve assolutamente parlare. Laddove invece studi molto approfonditi ci dicono esattamente il contrario. Esattamente, ci dicono oltretutto quanto fosse interessante analizzare tutto ciò che avveniva in quella particolare epoca. Questo ad esempio è un testo importantissimo, è un'intervista a Renzo De Felice che ha lasciato il segno, no? Proprio per riaffermare l'importanza del recupero storico. In questo, siccome noi oggi alcuni elementi, come dice, animalistici hanno raccontato in modo trionfale come ci sia stato un ritorno di interesse animalistico legato anche al codice che protegge gli animali. Allora noi qui abbiamo una rivistina che è degli anni 30, cioè esattamente un secolo fa, che qui dietro c'ha il riferimento alla legge sul maltrattamento degli animali. Allora voglio leggere qualcosa. Chiunque, articolo 727 del codice penale. Articolo 727 c'è ancora. Del codice penale. C'è ancora, ma nessuno l'ha mai preso in considerazione, no? Nessuno l'ha mai utilizzato, oltretutto. Nessuno ha mai pensato di fare specifiche denunce tenendo conto di questo codice. Tra l'altro ricordiamo che i codici italiani, quelli attorno ai quali ruota, ma non vengono applicati ovviamente, dai magistrati, soprattutto dai magistrati di Magistratura Democratica, no? Non vengono applicati, ma sono tutti codici che hanno avuto la loro origine e sono stati diventati ufficiali. Sembrava come che... Nel codice rosso. Tra l'altro, sì, nel 42. Sembrava proprio, diceva, qui siamo alla fine, ci fregano, ci fanno fuori tutti, almeno il codice lo proiettiamo, lo stampiamo e lo mandiamo avanti a futura memoria. A futura memoria. Ed così è stato, perché questi codici ci sono. Allora, maltrattamento di animali. Chiunque interferisce, incrudelisce verso gli animali o senza necessità, li sottomone a eccessive fatiche o a torture, eccessive fatiche, ricordatelo, o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lì 100 a 3.000. Ragazzi, è una cifra enorme. Vabbè, gli mettevano l'ammenda di 100 lire. Ti immagina il contadino, no? Che tassava quei poveri muli che cascava dalle nuvole quando qualcuno arrivava e gli diceva: oh, guarda, devi... Ma noi basta che vediamo su Striscia la Notizia, cari amici, dove ogni trasmissione, ogni giorno fanno vedere esempi tipici di maltrattamento di animali, no? Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, ragazzi, siamo negli anni 30, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo. La pena è aumentata se gli animali sono adoperati in giochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio e sevizie. Siamo negli anni 30, ancora oggi ci sono delle festività incredibili in certi paesi italiani, no? Che è meglio che io non vada nemmeno a citare. E poi abbiamo il movimento contro la corrida, ma almeno nell'ambito della corrida c'è un uomo che sfida un toro e molto spesso ci rimette l'uomo, quindi è una sfida leale,
non è vero che è un maltrattamento di animali, è una sfida reale. Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere quando si tratta di contravventore abituale o professionale. Quindi quelli conduttori di carrozzelle, no? O di botticelle. Botticelle, carrozzelle. Peggio di come si chiamano? Feretri, di cose. Di cose funebri, come cavolo si possono chiamare, di quei catafalchi, soprattutto in Italia del Sud, nel napoletano, no? Dove appunto le esequie sono eseguite sì, con eccessivo fasto. Ecco, questi qua sarebbero stati puniti da un codice che persiste, ma fanno come se non ci fosse stato. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto riguarda quello che abbiamo già detto tempo fa. Questo è un articolo tempo fa, nelle precedenti nostre trasmissioni. Questo è un altro articolo, voi vedete qui. Il rogo dei medici eretici. Nessuna frase è stata più consistente. Noi ritorneremo sempre su questo aspetto. Qui abbiamo il caso di un antipolio sui tremante. Antipolio sui tremante, eccolo qua. Due bambini morti, uno paralizzato. Allora, io mi limito semplicemente a dire questo. Volete fare le vaccinazioni? Benissimo. Però, siccome voi intervenite su queste cose, prendete a scusa queste vaccinazioni per dire quanto sono buone, per poi proporre vaccinazioni fasulle, dedicate a malattie inventate, sarebbe bene che voi cominciaste a imporre anche una prova prima della vaccinazione. Comunque, per spezzare una lancia in favore dei cosiddetti garantisti, cioè quelli che vogliono una vaccinazione a tutti i costi, il decreto che sta per uscire, o è appena uscito, non mi ricordo bene, prevede la gratuità e la obbligatorietà di quattro tipi di vaccino, cioè quello antipolio, antitetanico, antidifterico e anti, non mi ricordo più, che sono quelle ampiamente riconosciute. Esattamente. È stato comprovate dai fatti, appunto. Quindi tutto quello che noi abbiamo detto anche prima, nelle precedenti trasmissioni, è autenticamente vero. Cioè, lor signori prendono ad esempio vaccinazioni ben note e consolidate per sostenere l'uso di vaccinazioni false create appositamente per contrastare malattie false, inventate. Ricordatevele, cari amici. È chiaro? L'abbiamo detto questa mattina, continuiamo a dirlo adesso. Udine, finti vaccini ai bambini. Anche questo è qualcosa di tragico. Se la stanno prendendo come d'abitudine con l'infermiera, non potendosela prendere col medico, chiaro? Ecco, allora, Udine, finti vaccini ai bambini, 7.000 piccoli da richiamare. Cosa richiami? Gli vuoi fare un test per vedere se il vaccino gli è stato dato o no? Perché ve la prendete con questa ragazza? Chi ha detto che questa ragazza ha dato dell'acqua fresca al posto dei vaccini? Chi gliel'ha data l'acqua fresca da dare al posto dei vaccini? Qui c'è poi un altro articolo, qui siamo alla Repubblica del 1 maggio 2017. Medici antiscienza, ordine apre 10 procedimenti. Medici antiscienza, dice Repubblica. Possono questi medici che predicano attenzione e precauzione nei confronti dei vaccini essere contro la scienza? È il contrario, sono gli altri che sono contro la scienza. Questi sono medici che si preoccupano e che si attengono a un principio scientifico. Quello di Ippocrate, di non fare male all'uomo. Esattamente. Primum non nocere. Secondo è il principio di precauzione. Allora, non vuoi prendere nessuna precauzione? Sono stati messi
in condizione, in stato d'accusa dagli ordini, sono gli ordini professionali che devono andare sotto accusa, che sono tutti devono andare sotto accusa, tutti asserviti all'interesse delle multinazionali, lo sappiamo bene. Chi favorisce l'ascesa negli ordini professionali dei medici? Di qualunque ordine. Alla presidenza, sì, per di qualunque, ma insomma la presidenza degli ordini dei medici è una cosa ancora più grave. Allora, parlavamo di... Dimmi. Tanaquilla. Ecco, parla di Tanaquilla, parla tu di Tanaquilla, mentre io poi mi preparo per leggere alcuni altri aspetti. Allora, Tanaquilla è un del personaggio... Del libro di Bacofe. È un personaggio che rientra nella storia di Roma raccontata da Tito Livio. Ed era una nobile, diciamo così, figlia, pare, del figlio del re di Tarquinia, o di Cerveteri, non mi ricordo più bene, che ad un certo punto, siccome riteneva di avere delle qualità anche tipo oracolari, no? Del tipo certo. di preveggenza, e aveva visto che un suo figlio avrebbe avuto un regno, avrebbe regnato su un regno, se mi ricordo bene, e tant'è che a un certo punto decise, visto che c'era questo Far West che nasceva attorno all'isola di Berina, di uno stato nascente all'epoca, pensò bene di venire attorno al 530 avanti Cristo a Roma per di far successo a Roma, fare carriera a Roma. Tant'è che poi tanto brigò, tanto fece, e alla fine lei ebbe un figlio che poi divenne re di Roma, non mi ricordo se era Tarquinio Prisco o Tarquinio Superbo. Tarquinio Superbo. Tarquinio Superbo, il quale fece un casino della Madonna a Roma già. Allora corrompeva tutti perché doveva regnare a qualunque costo e vessava tutti, per cui diventò immediatamente impopolare e nel 509 fu rovesciato, 509 avanti Cristo. Dopodiché lui fuggì a Tarquinia o a Cerveteri e da lì chiamò l'intervento di del re di Chiusi, come si chiamava il famosissimo episodio di Mustoscevola? Porsenna, chiamò Porsenna, il quale, ingolosito dalla ricchezza di Roma e dall'offerta che gli aveva fatto Tarquinio Superbo, venne a Roma con il suo esercito e pose l'assedio a Roma. E da lì diciamo, ci furono varie scaramucce, finché alla fine arrivò a porre sotto assedio Roma e l'assedio durò parecchio, durò almeno fra trattati, tregue e quant'altro almeno 3-4 anni, finché a un certo punto i romani arrivarono alla decisione di tentare la sortita, quella definitiva, e prima di fare la sortita diciamo, fecero fare un tentativo a dei giovani romani per cercare di assassinare Porsenna, e lì si compì l'episodio notissimo di Muzio Scevola, che quando fu sorpreso nel tentativo di assassinare Porsenna, Porsenna disse sì, vabbè, è un poveraccio, un ragazzotto, lasciatelo andare. Lui dice no, e lui disse no, io devo essere punito non perché ti volevo ammazzare, ma perché non ci sono riuscito. E quindi mise il famoso episodio della mano sopra il braciere e si bruciò tutta la mano, per cui si fu chiamato appunto Scevola, perché appunto era amputato di una mano. Tanaquilla era praticamente la madre di Tarquinio. Tanaquilla era la madre di Tarquinio il Superbo, che poi permise attraverso di lei, attraverso questa vicenda, di interrompere la dinastia Tarquinio Etrusca sul trono di Roma, e quindi fece diciamo, sorgere la Repubblica Romana con tutto quello che
ne conseguì, fra cui anche l'episodio poi della secessione della plebe pochi anni dopo, nel 496, che noi andiamo tutti gli anni a ricordare e a commemorare, appunto. Anche se da soli. Anche sempre anche più soli. Sempre più soli. Quest'anno eravamo in due, io e lui, e una donna, terza persona. Una donna amica. Ecco, e quindi per tornare al discorso, lì ci fu l'altro episodio notissimo dello stomaco e delle membra di Menenio Agrippa, il quale fece quell'aforisma notissimo in cui riuscì a convincere appunto i secessionisti romani. Riuscì a convincere dando molto in cambio, molto. Certo. La nascita dei tribuni della plebe è molto. Certo. Ha lasciato il segno dopo 2500 anni, dopo 2500. Lo dobbiamo a lui se siamo esattamente, qui, esattamente, bravissimo. E quindi da lì tutta una serie di altri episodi che non sto a dire, insomma, che però fanno parte della nostra radice storica, ideale e anche morale, ecco, cosa che purtroppo oramai è diventata solo un misero ricordo per tantissima gente. Ma nemmeno ricordo. Qualora lo sapessero, è chiaro, no? Allora, non ricordo. Leggiamo il mito, la leggenda di Tanaquilla. Fra le tradizioni di tale periodo. Ah no, va detto che poi Tanaquilla, come tutte le donne storico-mitiche, hanno una funzione morale, una funzione ideologica, e quindi adesso sentiamo. Fra le tradizioni di tale periodo, il ciclo della leggenda di Tanaquilla ha non una è tanto parte una leggenda fondamentale. Quanto un mito più o meno storico, vabbè, più o meno inventato, ma con basi sicuramente. Essa non solo si connette alla storia di Tarquinio Prisco. Tarquinio Prisco allora sì, era. No, ma si intreccia intimamente anche a quella di Servio Tullio, per riaffacciarsi nelle tradizioni relative all'ascesa al trono di Tarquinio il Superbo. Ah, ecco. Sì, da sovrastare. Sì, perché lei è una figura che è tipo donna Olimpia. Esatto. Cioè, come dicevamo stamattina, come donna Olimpia, esatto. ha avuto a che fare con tre papi diversi e quindi giustamente diciamo è un trait d'union di vicende, come Tanaquilla appunto. Sì, da sovrastare l'intero secolo della dinastia straniera a Roma, un intero secolo. Con la ricchezza dei suoi motivi, lo sviluppo interno della leggenda in questione conferma l'importanza di essa. Tanaquilla ha una parte di rilievo non solo nella storia dell'incoronazione del suo protetto, essa in una forma diversa riappare anche nella leggenda relativa alla nascita del re Servio, e immagini di tombe e di templi, attributi, usanze e contrassegni religiosi e civili mantenuti lungamente di là dal ricordo, perdutesi della loro origine, ci dicono della sua importanza. Infine, le fonti a tale riguardo offrono all'analisi una ricchezza di materiale che, in fatto di tradizioni primordiali, è difficilmente riscontrabile altrove. Qui si tratta di qualcosa di tradizione primordiale, quasi ancestrale. Sì, ancestrale, che non si trova altrove, cioè che significa che la antichità, la primordialità della Roma è ulteriore e al di fuori di sopra. Roma è come emanazione etrusca, ricordiamoci. Ma va bene, abbiamo anche gli etruschi, nessuno toglie niente, però è Roma e non sono gli etruschi quello che hanno fatto la storia. Finora la ricerca è passata vicino a queste tradizioni ben precise e ben documentate, senza concederle alcuna importanza. Preoccupata unicamente della verità storica, essa non poteva interessarsi di un materiale che, per via di tanti racconti meravigliosi e di inverosimiglianze di ogni genere, non poteva avere a che fare
con avvenimenti storici reali. Questo lo dicono loro. Ma adesso diciamo che il Bachofen e tanti altri studiosi dell'epoca sono riusciti a ricollegare la concezione del mito con la concezione della storia. Che cos'è la storia se non un mito? Che cos'è la storia se non un mito selezionato? Cosa sappiamo noi della conquista di circa 200 anni fa del sud ad opera dei piemontesi? Cosa cazzo ne sappiamo? Poco. Pochissimo. Quello che ci è stato tramandato dai vincitori, come al solito. Sì. Allora che cosa va andato a dire che non è vero quello che racconta il mito sulla Roma Prisca? Anzi, è più vero il mito della Roma primordiale di quelle cazzate che dicono sulla conquista piemontese del sud, o no? Più attendibile, quantomeno più logiche sotto il livello filosofico. Esatto, queste sono le grandi scoperte della grande cultura mitico-storica, storicistica di inizio Novecento. Queste sono le grandi. Ma non è col contestarne la realtà storica che si può provare una leggenda di ogni suo significato. Questa è una delle frasi per me più importanti. Una leggenda ha un suo significato in se stesso, che tu non puoi contrastare dicendo che non è vera. Vera in relazione a che? Allora, a parte il fatto che la storia è sempre fatta da alcune persone, no? Noi prendiamo ad esempio, come esempio di una grandiosità immensa, le storie di Roma scritte da Tito Livio. Ma voi pensate veramente che quelle cose che racconta Tito Livio siano realmente avvenute? Ma Tito Livio racconta le storie dal 100 avanti Cristo, quando lui viveva, a 5 secoli come prima. Sono state tramandate oralmente, quindi pensa quante modifiche, quante manipolazioni. Allora noi sappiamo, cari amici, e questo per quanto riguarda la decisione, sì, il Bachofen, per quanto riguarda la Johann Jakob, sì, Bachofen. Vabbè, è un nome frequentissimo, non poteva essere di quelli, Bachofen. Anzi, è stata l'origine Bachofen di tutto il resto. Noi, pensiamo che se non hai un riferimento storico che si intreccia col mito, non hai la storia, non è possibile fare la storia, ma anche la storia di 10 anni fa. Allora, io l'ho già detto più di una volta, io ho avuto uno zio a cui devo molto, che è stato un grande inviato speciale del secondo conflitto mondiale. Ha incominciato con la guerra di Etiopia, ha finito con le ultime guerre del Novecento. Lui è morto nel 1980, fino al 1970 era presente sui vari fronti. Ebbene, un giorno mi sono deciso di andare su quel programma di storia, dove ci sono tutte le biografie, dove mi viene il nome WikiLeaks, ma non è Wiki. Quel programma di storia dove ci sono le biografie di tutte le persone, tu vai a cercare lì e vedi tutto. Ma in televisione? No, su Facebook. Non su Facebook. Su internet. Wikipedia. Wikipedia, scusate, sbaglio sempre Wikipedia con WikiLeaks. Sono andato a Wikipedia. C'erano una marea di fregnacce relative a mio zio, ma fregnacce colossali, che ignoravano il fatto che mio zio... Tu puoi intervenire e modificarlo. Dai. L'ho modificato. Ah, ok. L'ho modificato. E nessuno ha avuto più il coraggio di dire niente. Però la modificazione l'ho fatta io. E chissà per quanto tempo il falsario ha scritto quelle cose. Capito? Allora, tra l'altro... accusavano mio zio di essere stato ebreo, di essere stato epurato. Allora, se c'è qualcosa che è il contrario, è che mio zio, avendo fatto l'inviato speciale di tutte le guerre fino al 1945-46, non poteva, per un quotidiano che era noto come quotidiano fascista, cioè la Gazzetta del Popolo di Torino, non poteva per forza essere ebreo, né men che meno essere stato epurato.
Questa è la realtà dei fatti. Quindi quando noi diciamo che dobbiamo prendere per buona la tradizione mitica, diciamo l'unica cosa vera che possiamo dire. E a questo punto io è inutile che continuo, perché ovviamente sul mito di Tanaquilla qui si scrive per decine di pagine e non mi interessa. No, beh, sarebbe il caso di riferire sul comportamento violento delle donne, perché Tanaquilla non era una tenera, come certo. Non erano tenere le amazzoni, certamente. Come non erano tenere noi abbiamo le parlato proprio nel video di questa mattina, dove c'è appunto il mito delle amazzoni, che sottintende in maniera molto chiara una condizione particolare, condizione femminile. Non a caso l'amazzone è una donna che si è tagliata un seno, e quindi questo è fondamentale. Dice: si è tagliato un seno per poter tirare meglio l'arco. È una storiella. Si è tagliato un seno perché questo taglio rappresentava la negazione della maternità. Tant'è vero ma che anche lo scopo... una formula di iniziatica. Ah, anche sì, che vuoi. Ma in ogni di caso... prestigio, di coraggio, no? Lo scontro mitico tra Teseo e Bellerofonte con le amazzoni è indicativo di uno scontro essenziale, primordiale, tra il principio maschile contro il principio femminile, rappresentato da quella parte fondamentale comunque della femminilità, che è quella violenta, acritica, fantasmatica, chiamiamolo così, un po' delirante. Delirante, tipica delle baccanti, insomma, no? In cui nelle baccanti viene a esplicarsi l'aspetto più orgiastico della femminilità, questo è fuori discussione. Quindi si parla appunto di spirito delle amazzoni proprio in questo senso. Non a caso appunto le amazzoni sono personaggi sempre presenti nella mitologia di tutti i popoli e di tutti i periodi. La femmina uomo o l'uomo effeminato, oltretutto. È chiaro? Quindi questo è un aspetto, l'altro aspetto... Ma Tanaquilla non lo esamina lui, Bachofen? Ci sono pagine, lo so, sono pagine e pagine che non va il caso adesso di leggere, lo faremo. Invece un'altra cosa... No, perché Tanaquilla ha una personalità ampia... Sì, ma sono pagine e pagine, io devo selezionare gli elementi essenziali per poi dirle ai nostri amici. Un altro aspetto interessante è questo... Se fra tutte le raffigurazioni di fiumi la sua fu ricavata non da un marmo bianco ma da un marmo nero, ciò procede più dall'idea ora accennata che non da quella messa in rilievo dagli antichi del suo originarsi dalla terra dei neri etiopi, Pausania, come dice appunto Pausania. Qui ci troviamo ovviamente al Nilo. Il Nilo fa parte della fondamentale cultura mitica, mitologica, storica dei popoli. Tanto è vero che... No, perché le sorgenti del Nilo non furono mai trovate nell'antichità. Le sorgenti del Nilo che furono cercate... Pure andate a esplorare da varie spedizioni dell'impero romano. Sì, esatto. Attorno al 280-300 a.C. Esatto. Avevano molte spedizioni. E arrivarono probabilmente fino all'Omo, fino al Nilo Azzurro. Esatto. Dopodiché lì diciamo le vicende sono molto romanzate, per cui non si hanno notizie certe, ma qualche cosa potrebbe essere arrivato a Roma di quella informazione. Il grande esploratore americano Staley fece anche lui questa spedizione. Ma la fece, che era un giornalista, e lui scriveva per un periodico statunitense. Che lo finanziava. E lui, nella ricerca, lui dice che andava alla ricerca di un grosso personaggio, di un grossissimo personaggio inglese, che alla fine incontrò, e c'è una famosa frase... tipica, no?
Ah, l'altro esploratore inglese che si era perso. Era rimasto là presso alcune popolazioni. Ma su questo qua... Hamilton? No. Con la W cominciava, ecco. Tipo Washington. No, no. Vabbè, è bella fu la frase che appunto, quando lui incontrò questo, disse, l'unico bianco lì in un casino del genere, quando l'ho incontrato, lui disse questo nome, che adesso non mi ricordo, cari amici, dice suppongo, I suppose. Sì. Se caso, cosa suppone? Solo lui! Se sono solo io. Allora, sulle sorgenti del Nilo c'è tutta una tradizione importantissima che è confermata dal fatto che quando l'Italia arrivò alle sorgenti del Nilo con la conquista dell'Etiopia, mise in allarme gli inglesi che ci fecero la guerra. Gli inglesi hanno fatto la guerra all'Italia perché noi eravamo arrivati alla sorgente del Nilo. È chiaro? Quindi adesso tu cerca Stanley, perché Stanley ti trae fuori il nome di questo che tra l'altro era un prete protestante che era rimasto infognato da quelle parti. Non l'hai trovato ancora? Vabbè. Nella terra paludosa del Nilo, la forza virile appare dunque come una potenza ancora affatto acqua e tellurica. Il figlio di Io è il nero Epafo. Nel discendente di Clitemnestra, quella forza passa invece ad un piano superiore. La forza di Zeus in Eracle appare infatti come il principio spirituale e apollineo della luce, Eliano. Eliano è l'autore che ha trattato questo argomento. Essa non è più materiale, nascosta nella terra. Svincolatasi dalla materia, essa è ascesa in cielo, divenendo una natura luminosa, immateriale e spirituale. La prima di queste due forme, la forza in questione, l'assume in Egitto. La seconda, quella più pura, nell'Elladi. Nella terra paludosa di Melo nasce il nero Epafo, ma è all'Ellade che appartiene Eracle, il discendente di Clitemnestra. Dal paese ove il principio materialmente femminile della natura conservò fino all'ultimo un così grande potere. Atena, priva di madre, trae via la schiera angosciata delle Danaidi, non in quel paese, ma ad Argo, da dove Io era già venuta. Il principio spirituale di Zeus può trionfare. Ecco perché... Livingstone. Era Livingstone. Livingstone, esattamente. I suppose. Sì, esatto. Livingstone, I suppose. Anche Livingstone c'ha tutta una storia. Quando è tornato mio padre, che le sono successe di tutte le cose, anche a lui, certo. Lo ricordi? Me lo ricordo bene. C'è un libro bellissimo scritto da Stanley, che mi regalò mio zio Matteo e mi fece riflettere molto. E intitolato I miei amici negri e le loro storie, dove racconta tutte le mitologie negre di quell'ambiente lì. Lavorava Livingstone per il National Geographic. Esattamente. Mi sono ricordato. Ecco. Per il National Geographic. Niente a volte meno. Ecco perché in Eschilo le fanciulle rinunciano solennemente agli dei del Nilo e si volgono alle potenze divine elleniche. Ecco perché il poeta qui, e siamo a Eschilo, accenna insistentemente all'Egitto come al paese che lusinga e seduce i sensi. Guardate che da questo punto di vista
era l'unico paese veramente agricolo, esatto, dell'epoca, quindi non aveva problemi di carestie, esattamente, capito? I miti si intrecciano. Ecco perché quando noi diciamo le dinastie sono durate così tanto, esattamente, a lungo. Esattamente. Quando era anche difficile da conquistare, ricordiamocelo. Certo. Quando noi diciamo che sulle foci del Nilo è nata la grande civiltà mediterranea post-platonica, è la verità, no? E quindi è sulle foci del Nilo ad Alessandria che nasce il cristianesimo, in tutte le sue aspetti. Hanno ritrovato il faro? Certo, dove nasce poi praticamente tutta la cultura contemporanea, la religione cristiana come sintesi di tutte queste cose. Quando noi parliamo di antichità egizia, e lo dice anche qui, la presenza di tradizioni egiziache della fresca cultura greca, perché siamo a Eschilo, Eschilo è la filosofia greca primordiale oltretutto, no? Ma vuol dire che immagina nel 500 avanti Cristo la cultura, la civiltà egizia era il faro sul mondo, esattamente. E ricordiamoci che invece l'antichità attica era alla nascita, quindi era all'origine, come puoi, era appunto, semiselvaggio, diciamo, come puoi appunto raccontare idiozie, tu prete che vai raccontando della originalità del cristianesimo. Ma quando mai? Come puoi? Ma perché non lo sa? Certo. Come i commercialisti gli hanno insegnato la partita doppia, quello ha capito quello che cazzo ha capito, certo. E comunque sia, non è vale sindacare se è vera o non è vera la partita doppia, perché è l'oggetto del suo mestiere, non può fare caraghiri e castrarsi da solo. Esattamente, perfettamente ragione. È chiaro. Non in questa terra, ma nell'Ellade, il diritto della materia può essere del tutto superato e sostituito dal superiore diritto olimpico. Guardate che il passaggio è eccezionale con questa frase. È chiaro che nessuno pretende che in Egitto ci sia una cultura che prevede l'Olimpo come punto focale di una visione spiritualista dell'esistenza. Nell'Angolide Clitemnestra risparmierà il suo sposo ed è all'Argolide che Eracle è connesso. Il diritto femminile delle fanciulle materiali, il castigo delle quali... Ricordiamoci che cosa è l'Argolide e dove è l'Argolide. Che è stata lì che è nata la cultura greca vera, nelle isole. Certo. Prima che sul terreno, diciamo, continentale. Certamente. Perché? Perché nasce dalla cultura micenea, che era lì sempre. Esattamente, bravo. Capito? E quindi si è mantenuto quel po' di cultura micenea, che quando sono arrivati gli ioni si sono fusi e quindi è nata poi... Diciamo gli ionici. Gli ionici. No, anche ioni. Ioni. Vabbè, è un po'... Vabbè, ioni, o ionici. Di... Il diritto dei figli dell'Egitto... Noi coglioni. No. Ioni. Il diritto dei figli dell'Egitto qui trionferà. È vero che la gran parte di questi figli è vittima delle loro spose. Tuttavia l'inceo si salva. Il diritto maschile che esse volevano usurpare in questa figura va a ricevere un superiore crisma, quello proprio dell'amore femminile. E non è a caso che nel momento di massima proliferazione delle accademie, cioè come frutto del Rinascimento italiano, nasce l'Accademia dei Lincei, che prende il nome da Linceo, da questo. Ma su tale piano la sua base non è ancora sicura. Il risultato può essere solo un riconciliarsi con la donna. Dinanzi alla superiore forza dell'uomo, la donna si inchinerà però volentieri e ora nella subordinazione propria all'amore riconoscerà perfino la sua più vera vocazione. Questo sviluppo si conclude con Eracle. La forza superiore testimoniata dalle sue gesta rivela lo spirito divino di Zeus,
nel quale soltanto si giustifica il perfetto diritto dell'uomo. E questo è importantissimo. Se io intendendo la divinità, spinta gli esseri divini, a metà tra l'umano e il divino. I semidei, ecco. Se io spinta... Dio era una delle, come cavolo si chiama? Non me lo ricordo. No, era una delle, cioè un nome particolare, tipo Ebe, era una coppiera degli dei, ecco. Se io, spinta dal piacere materiale, aveva già dovuto vivere le ansie di un lungo vagare, ora la donna potrà trovare la sua pace nella bellezza spirituale dell'uomo. Che bellezza! La donna trova la sua pace nella bellezza spirituale dell'uomo. È fondamentale questa idea. Sono gli uomini senza bellezza spirituale che cacciano le donne e creano la fine del nucleo familiare. Inducono la donna ad andare a cercare altrove quella soggezione, quella soddisfazione del proprio istinto che invece troverebbero in un uomo spiritualmente verticale. Ecco, parliamo di verticalità. Essa ora presente che il suo presente, cioè sente prima, che il suo sposo non è più lo Zeus tellurico, ma quello celeste, al quale essa va a riconoscere volentieri un superiore diritto. Dinanzi all'uomo materiale, essa difende il suo diritto materiale, ma dinanzi all'uomo spirituale, essa si subordina. Guarda che questa frase è bellissima. La donna che pretende il proprio diritto materiale, lo pretende sempre nei confronti dell'uomo materiale, non dell'uomo spirituale. E con questo io concluderei quest'altra parte della nostra intervista. Questa tranche che seguirà poi in un prossimo video in cui tratteremo, prioritariamente della identità della chimera, identità a tutto tondo. Esattamente. Va bene. La chimera che appare di mattina e di sera.